questo coffee break, ma visto l'ora tirannica, chiediamo un ultimo sforzo. Prima di dare la parola al professor Filippo, però c'è una piccola sorpresa, pochi minuti, anche per permettere di rispondervi. Voi sapete che il 2012 è considerato da tutti l'anno dei Maya, anniversari vari, ma per poi tutti gli anniversari vari, vorrei ricordare che 7 febbraio 42, avvistamento su Los Angeles, consentitemi delle battute, 1952, UFO su Washington, 1962, primo articolo di Roberto Pinotti sugli UFO. Quindi, se avete capito bene, abbiamo il 70° del primo avvistamento UFO con tentativo di abbattimento della contrada di Los Angeles, il 52 gli UFO che si fanno beffe dell'aeronautica americana su Washington, e abbiamo il primo articolo di ufologia di un italiano pubblicato ben 50 anni. Quindi volevo chiamare qui Susanna Urbani, e perché pensavamo che, e anche tra l'altro il 20° simposio mondiale di San Marino, che come vedete il coordinatore e animatore è Roberto Pinotti, quindi in qualità di presidente del Centro Ufologico Nazionale, volevamo ringraziarlo per questa indefessa, ma non è un gioco di parole, ma proprio affaticata che ha fatto Roberto, una piacevolissima, credo, è riuscito a sposare la sua passione, cosa che pochi uomini riescono nella vita. Ha lavorato per la cosa per cui provava la massima passione, a parte la famiglia, dico, chiaramente. Quindi pensavamo doveroso dargli un merito, un riconoscimento, perché credo che 50 anni di giornalismo ufologico sia forse uno dei pochi al mondo che può vantare un simile premio, e quindi abbiamo pensato di onorarlo con una targa, perché ci sembra il minimo che possa fare il Centro Ufologico Nazionale nei confronti di uno dei suoi fondatori. Quindi a nome del centro, come presidente. Conferisce questa targa alle Nike a Roberto Pinotti per i 50 anni della sua attività di giornalista, ricercatore nello studio della divulgazione dell'ufologia. Grazie Roberto. Sono io che ringrazio voi, comunque andiamo avanti, grazie. Vorrei ricordare una cosa, che questa targa è importante perché a luglio l'agenda del giornalista, che è uno strumento professionale dei giornalisti, ci ha riconosciuto ufficialmente questo premio, che non è solo una targa che dà il Centro Ufologico Nazionale, ma siamo riusciti per la prima volta ad avere un premio giornalistico ufficiale rivolto ai giornalisti. E Roberto Pinotti è giornalista anche del Lugaio, uno dei giornalisti aerospaziali, quindi credo che questo premio, questa targa, questo riconoscimento sia forse una cosa più preziosa, ma anche per noi, che ci ha permesso di organizzare ufficialmente a 50 anni dal primo articolo sugli UFO il primo premio giornalistico italiano su questo argomento. Grazie.